Let's go. Ciao a tutti ragazzi, lei è Ari. E lui è Ivan. E siamo anche oggi nello stesso posto. Che bello, passerà questo momentaccio. Che bello, sì. Ci piace essere nello stesso posto. Soprattutto ci piace avere un'occasione simile. Ci piace che finalmente possiamo guardare questo video. Ci è piaciuto poco perché siamo dovuti venire in bicicletta, visto l'argomento. Non siamo... Ho sudato tantissimo tutta la strada che ho fatto. No, vabbè, parte le battute. Ovviamente parliamo di un ritorno che... lei torna spesso. Atteso, ma non atteso realmente, perché ritorna sempre. Quindi... torna sempre, fortunatamente, ma in questo caso è ufficiale. Sì, giusto? Questa volta ha rilasciato l'album ufficialmente, finalmente. E questa è la title... dell'album. Sì. Ok. Sì, sì, sì. Quindi stiamo parlando, vabbè, tanto l'avete letto nel titolo e avete visto anche una bellissima thumbnail di Chong'a. Come scusi? Chong'a. Lei? Chong'a. Quindi non si è Jeji? Chong'a. 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 Va bene. Comunque Chong'a per noi tipo i chewing gum ma senza tutto il resto, e questa è la bellissima Bicycle, ce la andiamo ad ascoltare e vediamo il video insieme, vediamo un po' cosa ne pensate. Senti? Sì. E questo si sentì già nel teaser, già mi piaceva. Sempre brutta lei, eh? Esiste uno stile secondo te che lei non sa fare? È vero. Questa versione Mean Girl sua non mi dispiace per niente. Mamma mia. No, meraviglia, meraviglia, meraviglia. Qua è proprio aggressiva. Proprio cattiva. Posso dirti che era quello che speravo? Sì. Un po' Harley Quinn. Sì, vero, vero, vero. Budget sempre molto alti. Sì. Madonna. Perché la canzone nuova è sempre ancora meglio di quella precedente? Cioè, non finisce mai di salire. Non finisce finalmente con questa. Ma tanto poi avrà già altri progetti. Sto brum 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 mi piace un sacco. Non ho mai toccato in realtà questo stile. Proprio Mean Girl. Roba nuova proprio ci sta, però mi piace in questo stile. Ammetto. E poi anche un pochettino un po' più rap, cosa sì, che magari non è molto presente in genere nelle sue canzoni. Non faceva così caldo qua dentro prima, come mai? Il video ha dei colori che sono pazzeschi, eh? Delle luci, più sì, sì, cioè passa dall'oro al nero al rosa. Viola, rosa. E questo da dove Ciao. Arriva? La dance break che non ti aspetti? Non ti aspetti una dance break nelle canzoni di Chong'a, perché è tutta una dance break, sì, dall'inizio alla fine. Infatti. No, che meraviglia. Posso dire che questo video rappresenta tutto ciò che speravo che uscisse? Sì. Sì, è una meraviglia. Dal teaser, cioè, c'era un po' da aspettarselo, sì. Sì. Che era, sarebbe stato un genere molto più
confident, poi molto più, un po' più dark del solito. Però sai che a volte aggressivo. Ti fanno i teaser di un tipo e poi esce la canzone, certo. E dici bella, però no, qui ha veramente raggiunto. Beh, io la vedo, mi permetto di dire, la consacrazione di Chunga questa, ma non questa, tutto il lavoro dell'ultimo anno, diciamo. Sì, che non, cioè, c'è una canzone simile all'altra. 21 canzoni, 21 sono? Sì, dell'album. Tutte diverse. Cioè. È vero. Non è proprio la canzone mia preferita, diciamo, però sicuramente la più potente. A me è piaciuta tantissimo la canzone, perché vabbè, sai che invece questa va un po' più verso il mio stile, no? Stile, io quando c'è rap, quando c'è l'R&B quello potente, mi piace di brutto, ma di tutto la cosa che mi è rimasta proprio impressa è il video. È vero. È una produzione pazzesca e lei è incredibile. Ecco, nel video non si nota molto la coreografia. È vero. Dovremmo vederla di più perché lei ha sempre coreografia molto interessante. Sì. Quindi poi ci guarderemo anche una bella, un bel video dance. Ecco. E comunque, boh, per me è promossissima, ma poi soprattutto, un po' come, visto che ultimamente ne abbiamo parlato, come quando è uscito Il Signore degli Anelli. Tu potevi valutare i singoli pezzi, ma poi dovevi valutare il tutto nella sua globalità. Mm-hmm. Ecco, io penso che sia proprio la conclusione perfetta di un lavoro... Non voglio dire perfetto, perché poi va molto a gusti, ma un lavoro veramente pazzesco. Wow. Vabbè, quindi adesso finalmente è uscito il suo primo full studio album, chissà il prossimo comeback. Da ascoltare, comeback. Ascoltare assolutamente. Chissà cosa farà per il prossimo comeback, infatti, ora che è finito questo ciclo. Vabbè, tanto si metterà a lavoro tipo tra una settimana e poi sappiamo che dovrebbe uscire anche questa collaborazione con Rain, non sappiamo ancora quando, quindi non si ferma, non si ferma mai. Per me è promossa a pieni voti, soprattutto, ti ripeto, se guardo la globalità del prodotto che ci ha portato. Sì, non è un mini album, è un full album, è un triplo full album. Sì, probabilmente tre album insieme. Più o meno, è un greatest hits ancora un po', con pezzi pazzeschi. Se non conoscete l'artista e ci state guardando per caso, per errore o perché vi siamo un sacco simpatici, dovete conoscerla, perché è incredibile, assolutamente una delle regine. Sì, sì. Indiscussa. Sì. Bene. Che bello, vedi, abbiamo detto pure bene nello stesso momento, vuol dire che dobbiamo chiudere. Allora, come sempre, voi diteci cosa ne pensate, se siete d'accordo con quello che abbiamo detto, ma poi è molto carino, secondo me, in questo caso, se ci dicessero la loro traccia preferita. È vero, secondo per me, ad esempio, forse Dream of You. Dream of You. E per me, invece, sono un po' combattuto, ve lo farò sapere nei prossimi video. Però questa mi è piaciuta tanto, davvero tanto. Fatecelo sapere, commentate come sempre, condividete anche nelle vostre pagine, perché i vostri amici possono dire la loro e diventa tutto molto più dinamico e divertente. Come sempre, grazie a tutti. Ciao Ari. Ciao. Ciao.